tanti ritornelli. Buon sabato a tutti, ciao, e benvenuti a Ritornelli. Ciao, da Paola Belloni e da Luciano Nelli, giustamente. C'è moi, sono io. Ci abbiamo anche l'assistente, ma non si vede, è sempre lì. Un po' dorme, un po' mangia cuscini. Ecco. Comunque, grazie di essere con noi. Mi dicono sempre veramente che siamo sempre di più, sempre in tanti, anche il sabato, anche la domenica. Noi, certo, vi invitiamo sempre ad andare a ballare perché ci si diverte di più. Perché, e poi perché ballando si vive meglio. Sì. Oggi partiamo con una canzone. Nella quale una canzone, diciamo, internazionale che si chiama Little Green Apple, e io feci il testo in italiano, ma tantissimi anni fa, e fui il primo a fare il testo in italiano. Poi dopo è stata rifatta. Pensate che questa canzone in inglese soprattutto l'hanno cantata tutti, da Frank Sinatra, Tom Jones, sì, Andy Williams, Tony Bennett, l'hanno cantata tutti. In italiano nessuno, l'unico l'ho cantata io. Quindi però lo faccio con molto piacere. Si tratta di Little Green Apple o Mele Verdi. Se non ama me. Per voi, da Luciano Nelli. Ti amo amore, ti amerò sempre, un'ora, un giorno dura per sempre insieme a te. Insieme noi siamo rinati dal primo giorno, innamorati non ti perderò. Miracoli d'amore ce ne sono, io l'ho incontrato in te quasi per caso. Ma subito capì che eri tu per me il mio futuro. Adesso che sei qui io non ti lascerò, sarò vicina a te e ti riscalderò tra le mie braccia tenendoti con me. E se perché siamo restati noi così innamorati tante estati fa, raccoglievamo mele verdi e gli alberi col vento che cantavano. Ti amo amore, ti amerò sempre, un'ora, un giorno dura per sempre insieme a te. Insieme noi siamo rinati dal primo giorno, innamorati non ti perderò. Sai perché siamo restati noi così innamorati tante estati fa? Raccoglievamo mele verdi e gli alberi col vento che cantavano. Ti amo amore, ti amerò sempre, un'ora, un giorno dura per sempre insieme a te. Insieme noi siamo rinati dal primo giorno, innamorati non ti perderò. E se non ama me, al mondo cosa c'è? E se non ama me, al mondo cosa c'è? God don't make a little green apple, it don't rain in Indian apples in the summertime. Mamma mia, che canzoni! Ma belli, troppo belle. Jukebox dediche. WhatsApp che ci arriva dal fans club di Genova, di adesso vi dico chi. Ciao Ritornelli, siamo di nuovo noi, le donne del fans club di Simona 40. Potete passare il suo video Silenzi e bugie e salutarla in diretta da parte nostra? Certo. Volentieri. Loro dicono ciao Simona con un po' ciao di Simona, con un po' di A. Ti vogliamo bene, ci manchi.
Grazie, ci manchi! Grazie. Siete grandi. Grazie, grandi. Vabbè, è giusto enfatizzare quando ci Vabbè, sono. Simona vocali, 40 no? È una carissima amica, veramente con molto piacere la salutiamo in diretta, ma appena ci incontriamo la saluteremo proprio di persona anche da parte vostra. E ci guardiamo, silenzi e bugie. Vai. E adesso arriva un'altra produzione delle grandi edizioni musicali Bagutti, in questo caso si tratta di Daisy Bianchi. Da Firenze. Da Firenze, girato proprio a Firenze, quindi ci coinvolge in parte e ci fa ascoltare questa bella canzone. Noi due insieme. E vai, Daisy Bianchi. Non ci lasceremo, sai, sempre avanti più che mai. Noi ci amiamo come tanto tempo. Il nostro amore sempre più ci unirà, non ci lasceremo mai, altrimenti saranno guai. Persona sola, noi due, la nostra mente vola, noi due faremo a metà di quello che il mondo ci darà, noi due faremo tante cose, noi due poche spine e tante rose, noi due l'amore ci darà. Gioia per l'eternità, noi ci amiamo come tanto tempo fa, il nostro amore no, non ha rivalità,
ci amiamo come tanto tempo fa. Il nostro amore sempre più ci unirà, non ci lasceremo mai, altrimenti saranno guai. Ci amiamo come tanto tempo fa, il nostro amore no, non ha rivalità, non ci lasceremo mai, altrimenti saranno guai, non ci lasceremo mai, altrimenti saranno guai. Faccio pronti? Partire la sigla. One, andiamo. Two, three, tienilo per te, non dirlo a nessuno. Tienilo per te, non dirlo a nessuno, è un segreto che rimane tra noi. Mi ricordo che con te non abbiamo mai fatto una rubrichina famosa, sì o no, che tu sai che avevamo una trasmissione televisiva che si chiamava sì o no. No, diciamo, adesso... meno male non si è mai fatto. Ma lo vuoi fare ora? Adesso ti voglio fare la rubrica sì o no. No, non so, Cina, no. Dopo si va alla fine, dai. Allora, tu mi rispondi come ti pare, sì o no, oppure ni, come vuoi. Amore. Sì. Sì. Gelosia. Insomma, normale. È giusto. Fast food. Insomma. Musica lirica. No. No. Liscio. Sì. Sì, musica sì. Jazz? Sì. Sei fedele? Sì, diciamoci. Sei invidioso? No, invidioso no. Se mai prendo per esempio le altre persone e cerco di imitarle. Ah, bravo. Invidiamo. Sei goloso? Un pochino sì. Politica sì o no? La politica purtroppo fa parte della vita. Il giusto. Sei credulone? Sembra che sia creduto. Sei in genere un tipo organizzato? Sì. Sei puntuale? Sì. Nei limiti, ma nel senso, se ci si vede alle 10, vengo un quarto d'ora prima. No, se sei detto alle 10, venga alle 10, non quarto alle 10. Giustamente. Senti, ti piacciono i balli di gruppo? Sai quelli che tutti ballano avanti e indietro? Lasciamo perdere. Non tanto. Pensi di avere un cattivo carattere? Per certi aspetti sì. Al 50%. E quindi 50 buon carattere, 50 cattivo. Tanti difetti e tanti pregi. Sei pignolo? Sì. Sei vendicativo? Abbastanza, sì. In genere sei allegro, dai, sei una persona allegra. Sì. Sei romantico? Sì. Credi nell'amore eterno? È difficile, diciamo di sì. Poi, qualcuno risponde spero. Sì, spero, è fatto. Colpo di fulmine, può capitare, sì. Pum, abbata, mamma mia. Sì. Avventure, non si butta via niente. Tua moglie non sta ascoltando. No. Senti, viaggi, ti piacciono viaggiare? Sì. Ma no, non è che ci vada matto, insomma. Sarà che nel nostro lavoro ci si sposta tanto sempre. Che poi... Preferisci mare o montagne? Mare, assolutamente. Tra l'altro, devo dire, questo signore qua è uno di quelli che fa il bagno tutto l'anno, a gennaio, il primo di gennaio, eccetera. È uno di quelli che fate il bagno tutto l'anno, quindi poi dopo magari mi spieghi, quando uscite fuori fa un po' freddo, cioè come fa? Sì, ma è tutto controllato, perché... Io dico sempre, se ora si esce da un locale accaldati, prendi la ventata ti viene il raffreddore. Se invece fai il bagno e sai come fa, cioè non bisogna esagerare, tutto lì, ti butti, ti asciughi subito. E... Che temperatura ha l'acqua durante l'inverno? Allora, 10, senti, 12. Nel mese di marzo era 10 gradi e 10 gradi è veramente è freddo. Non è tanto la sensazione quando esci, quando entri. Che quando entri tanto che l'acqua sai che è fredda. Tanto la senti fredda, anche agosto la senti fredda. È la permanenza, cioè quando di agosto ci sta mezz'ora in mare, ora ci sta 2 minuti e cominci veramente non a sentire fredda, a sentire il senso di ghiaccio che ti
insomma, che dicevo, è meglio uscire. Senti, preferisci esibirti in locali oppure feste di piazza in genere? Ma bella anche la festa di piazza, è bella, quando c'è, insomma, quando è organizzato bene. Quando... Ovviamente ho sentito che la cosa che ti piace di più sarebbe i teatri, perché c'è la, è quella più la facile, gente che viene apposta per ascoltare. Sì, sì. Sai ballare? No, poco, via, poco. Cioè, diciamo che non ho mai, ora, senza il ritmo chiaramente, però sì, non l'ho mai curato. Questo grandioso, grande amico e grande artista che fa parte del nostro cast di ritornelli, Enrico Faggioni. Onorato di far parte di questo cast. Io voglio volare, noi vogliamo volare, tu vuoi volare, essi vogliono volare. L'hai coniugato quasi tutto il verbo. Ma quasi, insomma, ecco, loro dicono... Io voglio volare, così dicono. Loro sono Omar Codazzi e Pietro Galassi. Ci fanno ascoltare questa bella canzone che cantano insieme. Eccola qua, Io voglio volare. Hanno fortuna quelle rondini in cielo, e più le guardo più fare come loro. Voglio volare, a braccia aperte incontro a voi, vedere tutto da una nuvola, da un cielo di speranza, guardare avanti senza aver paura di tornare. Stiamo per adesso, ma io che cammino accanto a lui, l'ottimismo in forma cronica, mi ripeto nella mente, non può piovere per sempre. Questa l'hai sentita al cinema, vabbè, coi piedi in terra tutto sembra un casino, ma visto dall'alto il mondo sta in una mano. Voglio volare, a braccia aperte insieme a voi, vedere tutto da una nuvola, da un cielo di speranza, guardare in basso senza aver paura e poi volare. Mettendo il mondo tra parentesi, la tua mano stretta nella mia, e tenersi ancora stretti in una libera realtà, senza un mondo che ti agita e che poi non te la dà. Perché il cielo è così grande, solo per chi sogna ancora, che per volare basta volere. Scendere da quella nuvola, rincorri la speranza e guarda avanti senza aver paura di volare e far volare la tua idea, lasciando il resto fra parentesi, e riprendi la tua fantasia per non fartela volare via. Ci colleghiamo con casa Giannina. Loro festeggiano già l'ultimo dell'anno. Sempre a fare feste, litigano tutto il giorno. Poi. Questo com'è? Non so com'è? Cosa combinano, non lo so. Non ci resta, come dire, che andare a vedere a casa Giannina. Festeggiare, o indovina un po'.
La moglie era contenta. La moglie era nel letto con un altro. Ma sì. E lui poverino ha detto, si è trovato davanti a questa scena, ha detto alla sua moglie, ma... E chi è? E lei? L'ultimo dell'anno, gli ha detto. Porca. E adesso arrivano Viola e gli Armoni, ma in questo caso, la voce in questo caso è lui, è lui, è Giuseppe. Giuseppe è bravissimo in questo genere, credo che sia veramente straordinario. Il suo genere. È il suo genere, così, pum, gliel'hanno cucito addosso. Sì. E Giuseppe, infatti in questo caso, questo medley di Sandro Giacobbe, che Gli occhi verdi di tua madre. Signora mia. E signora mia. Lo ascoltiamo proprio volentieri. E vai. Vi salutiamo, amici. Stasera bisogna andare andiamo a ballare, eh? Ormai vi siete allenati martedì con noi a Ballando le Cupole, vi allenate tutti i giorni con noi ai ritornelli e adesso non ci resta che andare a ballare sul serio, ok? E noi ci incontreremo sicuramente da qualche parte. Domani invece è il primo maggio, noi saremo in un locale molto... molto molto carino che al quale teniamo molto, ma non lo diciamo perché se diciamo un locale dobbiamo poi bisognerebbe dirli tutti e quindi non possiamo dirlo. Comunque domani seguiteci e sapete dove saremo. Seguite domani i socials di Luciano Nelli, ok? E votate, domani vi daremo il response. Ciao a tutti. Ciao amici, viva ritornelli. Quanti ritornelli